Francesco è forse il posto più bello e più emozionante della città di Fano. Cioè, qui ci sono tante rassegne. Si inizia alle ore 17, per il sabato e la domenica almeno, con i passaggi di benessere. Tutti i giorni, giovedì, venerdì, sabato e domenica, alle 18 ci saranno gli appuntamenti librari con Flavia Fratello e Mary Pop, libri che parlano ai sentimenti e non solo. Dalle 19 alle 21 ci sarà una pausa, alle 21 si riprenderà con la poesia, alle 22, dalle 22 alle 23 ci sarà la narrativa, dalle 23 a mezzanotte, il venerdì, il sabato e la domenica, tre eventi dedicati alla letteratura e alla poesia. Venerdì dalle 23 a mezzanotte, dedicato a Giacomo Leopardi. Sabato 29, Milena Vukotic. La domenica, il finale dalle 23 a mezzanotte con Lino Guanciale che leggerà Cuore di tenebra di Joseph Conrad. Adesso ci spostiamo di qualche centinaio di metri e andiamo alla Memoteca, perché anche quello è un luogo del festival. Assolutamente sì, l'altra piazza del festival. Questo è il luogo del festival per i bambini. È una piazza importante perché qui si svolgono 45, 46, non li ricordo neanch'io, laboratori per i bambini in collaborazione con tante associazioni. Sono tutti laboratori gratuiti, si può prenotare sul sito passaggifestival.it. Ma è il luogo anche della saggistica per i bambini, della saggistica per i ragazzi, con quattro titoli che andremo a presentare insieme agli autori da giovedì alla domenica alle ore 17. Avremo Paolo Di Paolo, avremo Elisabetta Serafini, avremo il filosofo Armando Massarenti, avremo Grazia Gotti, quindi sono quattro incontri che vanno a completare l'offerta per i più giovani. Per la piazza siamo pied en l'air, come dicono i francesi, siamo con i piedi esattamente dove verrà montato il grande palco, il palco centrale. Una scommessa, credo, vinta, pubblico arriva, e quest'anno si parte mercoledì 26 giugno alle ore 20:45, dopo i saluti delle autorità, parte subito la prima presentazione con Rita Dalla Chiesa e Paolo Del Debbio, e poi da mercoledì a domenica è un continuo. Tanti personaggi che saranno qui in piazza a raccontarci e a spiegarci la loro ultima fatica letteraria. Per la prima volta abbiamo degli ospiti internazionali. Qui ci sarà uno dei grandi giornalisti francesi, che è Bernard Guettat, che dialogherà con Giancarlo Bosetti, direttore di Reset, e con Antonio Di Bella, direttore di News 24, sulla politica internazionale e sui sovranismi in Europa. Passaggi Festival, dove il mondo della cultura e della saggistica a livello nazionale ma anche internazionale avranno gli occhi puntati su Fano, e insomma dal 24 al 30.